questa settimana a Focus Europa. Multa salata per Google, l'antitrust europeo chiede quasi 2 miliardi e mezzo per abuso di posizione dominante. Finanziare l'innovazione e la sostenibilità del trasporto europeo, Bruxelles pronta ad investire sui nuovi progetti. La quarta edizione del Premio Strega Europeo, 5 romanzi si contendono la vittoria. Un duro colpo a Google, una multa da 2,42 miliardi di euro, la più alta sanzione mai comminata dall'antitrust europeo per abuso di posizione dominante. Bruxelles ha condannato i servizi di Google Shopping dopo 7 anni di indagine approfondita che hanno evidenziato come si sia dato sistematicamente maggior risalto al suo servizio di comparazione degli acquisti. In sintesi, quando un utente cerca su Google un prodotto, il servizio della casa madre è sempre più in risalto rispetto ai suoi rivali che sono invece lasciati nella colonna dei risultati generici. Una pratica sleale che ora dovrà necessariamente cambiare. Google avrà 90 giorni di tempo, altrimenti sarà colpita da nuove multe pari al 5% del giro d'affari di Alphabet, la società madre che controlla tutte le attività del gigante del web. Una buonissima impresa punta ad avere una posizione dominante sul mercato, che è assolutamente legittima. Sì. Quello, la parolina in più. Che in più è l'abuso. Allora, la Corte non è una cosa semplicissima, cioè ci sono voluti tanti anni per determinarla. Ancora una volta la Corte di Giustizia ci ha aiutato, perché ha definito che la quota di mercato in cui un'impresa di dimensioni grandi può avere una posizione dominante fa il 70% e l'80% della quota di mercato. Nel caso in cui stiamo parlando di una quota del 90% e soprattutto di una serie di pratiche, probabilmente i giornali ne hanno parlato, cioè le varie preferenze, le varie classifiche che vengono inserite quando poi si cercano i vari prodotti o comunque le varie questioni che si vanno a cercare con un motore di ricerca e voilà, legge sont fait, come ha detto in un certo senso la Commissione europea. Non può superare, secondo gli orientamenti definiti nel 2006, il 10% del fatturato, però non è che la Commissione europea ha dato i numeri, è tutt'altro, cioè, c'è tutto un calcolo che dipende naturalmente dal momento in cui Google in questo caso ha iniziato ad avere ad abusare della sua posizione dominante, ed è stato calcolato nel 2008. Da qui la cifretta, che non è una cifretta, è una cifrona, e che si pone certo a livello top delle multe che sono state comminate. E ad essere contenti, poi vedremo che cosa succederà con i vari ricorsi, immagino verranno presentati, sono le casse dell'Unione Europea. Oh, ecco. E questo è importante, cioè verranno, non sappiamo ancora come, non è che ci sono tanti casi da ricordare, ma vengono in qualche modo spalmate nelle varie linee di bilancio. Ad essere contenti, caro Luca, ed è questo secondo me il messaggio che dobbiamo dare, sono i cittadini europei. Allora, noi continuiamo a parlare di un'Europa matrigna che ci crea dei vincoli, che ci soffoca, eccetera. Guardate che una semplice operazione che sta però diventando quotidiana nella nostra vita quotidiana, cioè quella di io ho un problema, che vado a vedere, vado sul motore di ricerca. Se alla fine uno si accorge, come è accaduto e come la Commissione ha dimostrato, che le preferenze avvengono sulla base dei principi non trasparenti e non equi, allora io come cittadino europeo sono tutelato da questa decisione, perché fino ad ora la mia scelta non era libera, non era completa. Poi naturalmente ognuno di noi si pone in un'ottica differente, perché ci sono quelli che stanno lì a guardare ore e ore, ma uno come me, per esempio, che è molto rapido nelle consultazioni dei motori di ricerca, chissà quante volte sono stato distorto dalla mia analisi, dal mio giudizio obiettivo. È una bella notizia di Europa quotidiana, nel senso che i cittadini usciranno da questa decisione, cioè la conseguenza è che loro saranno più liberi.
Da Bruxelles sono in arrivo 2,7 miliardi di euro per finanziare 152 importanti progetti di trasporto a sostegno della mobilità competitiva, pulita e connessa in Europa. L'obiettivo è realizzare nel più breve tempo possibile un ammodernamento delle linee ferroviarie, eliminando i punti di restringimento che limitano i collegamenti trasfrontalieri. Ma i progetti non saranno solo nel settore ferroviario, si punterà infatti anche all'installazione di punti di riferimento di carburanti alternativi e all'attuazione di soluzioni innovative anche per il traffico delle città. Occhi puntati anche alla gestione del traffico aereo, che avrà a disposizione circa 311 milioni di euro utili ad implementare nuove tecnologie destinate a migliorarne l'efficienza. Si tratta di progetti che contribuiranno all'ammodernamento della rete sia ferroviaria che stradaria e al fine di eliminare le strozzature, i punti in cui il traffico trova ostacoli in Europa, migliorare i collegamenti transfrontalieri, installare punti di rifornimento di carburanti alternativi per la ricarica anche dei veicoli elettrici e attuare soluzioni di gestione del traffico innovativo, alcune soluzioni intelligenti che sfruttino le nuove tecnologie. Diciamo che alcune di queste proposte, ce ne sono 13 in particolare tutte italiane, 114 milioni, in più ce ne sono, l'Italia rientra in molti degli altri progetti collettivi. Come abbiamo appunto menzionato, uno di questi che tocca il nostro paese, ma anche Svezia, Danimarca, Germania, Francia e Regno Unito, riguarda proprio, come dicevamo, una rete di ricarica rapida dei veicoli elettrici. Poi ci sono progetti per far avanzare l'automazione della rete ferroviaria sulla corridoio alpino, e ci sono anche delle altre misure per facilitare e contrastare l'intasamento del traffico e facilitare il trasporto multimodale, cioè di diversi tipi di mezzi nella rete di Roma. Ci sono un altro progetto che invece riguarda il miglioramento dei traghetti tra Venezia e Patrasso, migliorando l'accessibilità del porto di Venezia. Quindi ci sono, come vedi, diversi tipi di progetti che toccano sia il nord, il centro e il sud dell'Italia. C'è un comitato di coordinamento di questi progetti di Connecting Europe, per l'Europa connessa, mm-hmm. che dovranno ora formalmente approvare le decisioni di finanziamento il 6 luglio, poi a fine luglio la Commissione darà la sua decisione finale e quindi ci si preparerà e si firmeranno quindi le convenzioni che daranno il via praticamente alle sovvenzioni per i beneficiari dei singoli progetti già nella seconda metà del 2017. Il premio Strega è arrivato alla sua 71esima edizione, che quest'anno ricorre anche con il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. Per questo particolare importanza viene dedicato allo Strega Europeo, nato nel 2014 in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, per diffondere la conoscenza di alcune delle voci più originali e profonde della narrativa contemporanea. Quest'anno a concorrere per ottenere il riconoscimento del valore di 3.000 euro ci sono 5 romanzi recentemente tradotti in Italia e provenienti da aree linguistiche e culturali diverse che hanno vinto nei paesi di provenienza un importante premio nazionale. Tra le novità di questa edizione si aggiunge un riconoscimento di 1.500 euro al traduttore del libro premiato offerto dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Questo percorso di rinnovamento che ha intrapreso negli ultimi anni ha istituito anche un premio Strega Giovani, dove per giovani si intende i lettori che assegnano il premio. Da 4 anni abbiamo chiesto a 500 ragazzi in tutta Italia in rappresentanza di 50 scuole leggere e di selezionare il loro vincitore fra i 12 concorrenti al premio Strega, aggiungendo anche qui un punto di vista diverso e interessante. Abbiamo scoperto che ci sono autori di narrativa contemporanea che sono prediletti da un pubblico molto giovane. In qualche modo abbiamo scoperto e acquisito nuovi lettori alla narrativa italiana, appunto fra i ragazzi fra i 16 e i 18 anni. E che cosa leggono? Leggono storie in cui possono rispecchiarsi, che hanno per protagonisti spesso
ragazzi che hanno esperienze vicine alle loro e insomma sono interessati a questo tipo di storie. Anche qui vedere qual è il punto di vista degli scrittori su questo processo di costruzione di una Europa che noi immaginiamo sempre più unita e integrata. Abbiamo scoperto che l'Europa è piena di scrittori che la stanno raccontando e sono spesso anche scrittori non nativi dell'Europa, ma che scrivono in una lingua europea e pubblicano nei nostri paesi. Non so, a concorso al premio 2 anni fa un'autrice ucraina, Katia Petrovskaya, che scrive in tedesco e vive in Germania, oppure un autore congolese come Alain Mabankou, che invece pubblica in Francia. È un'Europa che in qualche modo riflette i grandi temi che stiamo vivendo, quelli dell'immigrazione. Per esempio ci sono ben 2 libri della selezione di quest'anno che hanno a che fare con storie che riguardano i popoli migranti. Insomma, è un punto di vista inedito e noi da quest'anno abbiamo ha portato, credo, una innovazione significativa, oltre a dare il premio all'autore del libro più votato. La giuria è composta da scrittori italiani, daremo anche un riconoscimento al traduttore di quel libro più votato. Da una recente relazione preparata dalla Commissione europea viene evidenziata sempre di più la necessità di migliorare il supporto alla didattica nell'istruzione superiore. Di fatto al corpo docente delle scuole superiori, ma anche delle università europee, viene raramente offerta una formazione di alta qualità focalizzata sulle competenze didattiche. La relazione costituisce una prima mappatura della situazione del personale accademico e il quadro presenta alcuni elementi che fanno riflettere, primo fra tutti la mancanza di strategie nazionali per la pianificazione delle risorse umane nell'istruzione superiore, il che porta a uno squilibrio tra numero di docenti e numero di studenti. Nel bilancio pesano poi l'aumento della precarizzazione nel personale accademico e gli squilibri fra le opportunità offerte ai giovani accademici e quelle dei colleghi più esperti. Quello che ci chiedono per il 2020 non è poco. Sentivo che lei prima parlava di abbandono scolastico, quindi ci chiedono di portare l'abbandono scolastico al 10%. In questo momento, adesso non ho le cifre, ma più o meno siamo intorno al 19%. Ecco. Perché abbiamo delle zone che sono competitive, zone intermedie e zone che invece sono ancora depresse. Quindi questo è l'obiettivo proprio principale. Il dirigente scolastico, non è stata cambiata questa dicitura da preside così. Quindi il dirigente scolastico è e deve purtroppo essere, però io dico, io sono contento di questo, deve necessariamente diventare un manager che dirige il suo istituto verso quelle strategie che abbiano come obiettivo principale proprio questo, cioè ridurre l'abbandono scolastico, l'inclusione, quella che tecnicamente noi chiamiamo l'azione 10.1. Ecco. Ma anche tantissime altre cose, e lo rende molto molto simile a un amministratore delegato, cioè qualcuno che amministra dei soldi che non sono suoi verso direttive ben precise dove vuole portare la sua scuola. Le altre notizie della settimana. Per contribuire alla ricostruzione dopo i terremoti in Italia, la Commissione europea ha sbloccato 1,2 miliardi di euro che saranno erogati dal Fondo di solidarietà comunitario. Si tratta della somma più alta mai stanziata in un'unica tranche. L'ok definitivo arriverà dopo l'approvazione del Parlamento e del Consiglio europeo. Entrano in vigore questa settimana le norme europee rafforzate per combattere il riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e il finanziamento del terrorismo. Si tratta della quarta direttiva antiriciclaggio che rafforzerà le norme esistenti, rendendole più efficaci. La Commissione ha inoltre pubblicato una relazione che orienta più concretamente le autorità degli Stati membri verso una migliore gestione dei rischi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti finanziari. In the right direction of our industry.